Coloro che vengono a conoscenza della possibilità dell'esistenza del pianeta X sono all'inizio increduli. Successivamente desiderano prove, certezze che provengano da ricerche scientifiche. Non vogliono le intuizioni di qualche lunatico sensitivo. Desiderano informazioni attendibili che provengano da una fonte affidabile ed ufficiale. La ricerca del pianeta X in realtà è cominciata quando i primi astronomi hanno osservato delle interferenze e delle modificazioni anomale nell'orbita di Saturno. Allora, attraverso la matematica, essi hanno predetto l'esistenza di questa perturbazione di Saturno. William Herschel, un astronomo tedesco nato in Inghilterra, usò un calcolo matematico per scoprire il pianeta Urano nel 1791. Gli astronomi hanno poi scoperto altre perturbazioni nell'orbita di Urano. Basandosi sulle perturbazioni nell'orbita di Urano, un giovane matematico e astronomo inglese del XIX secolo, John Adams, ha predetto l'esistenza e la posizione di un oggetto enorme fuori dal Sistema Solare. Un oggetto che lui credeva fosse abbastanza grande da essere il perturbatore di Urano. Successivamente, l'astronomo tedesco John Gall, usando gli studi di Adams, scoprì il pianeta Nettuno nel 1846. Gli astronomi hanno poi trovato ulteriori perturbazioni anche nell'orbita di Nettuno. Di conseguenza, la ricerca del pianeta X continuò ad andare avanti. Nel 1930, Clive Talbot scoprì il pianeta Plutone. Molti conclusero che questo era il misterioso pianeta X. Tuttavia, quando i matematici cominciarono a studiare i loro calcoli, diventò immediatamente chiaro che Plutone non aveva la massa necessaria per essere il perturbatore di Nettuno. Infatti, comparando Plutone con la Terra, osserviamo che Plutone è troppo piccolo. È grande il 60% della misura della nostra Luna. Recentemente Plutone è stato riclassificato dagli astronomi come un pianeta nano. Dalle ricerche di Herschel, Adams, Gall e Tombaugh, la NASA continuò gli studi per la ricerca del pianeta X. La NASA nel 1992 rilasciò attraverso i suoi scienziati un comunicato stampa in cui riconosceva come inspiegabili le deviazioni delle orbite di Nettuno e Urano e che puntano a una grande massa fuori del Sistema Solare di 4-8 volte la dimensione della Terra in un'orbita altamente ellittica oltre 7 miliardi di miglia distante dal Sole. Dopo questo annuncio, stranamente tutto l'argomento riguardante il pianeta X non è stato più menzionato dalla NASA e da tutti i media. E questo ci riporta ad un articolo del 1984 che riguarda le scoperte del satellite astronomico a raggi infrarossi della NASA. L'IRAS ha individuato un oggetto con un'intensa immagine percepita attraverso i raggi infrarossi nel corso delle ricerche del 1983. Potrebbe essere questo lo stesso oggetto che hanno individuato nel 1992 che dista 7 miliardi di miglia dal Sole e la cui massa è di 8 masse terrestri? Dato il silenzio e l'estremo riserbo della NASA sull'argomento, chi può dirlo? Che cosa hanno visto e quali sono le dimensioni di questo oggetto? Forse una buona intuizione inizia con il comprendere come funziona l'IRAS stesso. Quando utilizziamo telescopi amatoriali nell'osservazione dei cieli, noi stiamo osservando i cieli negli spettri di luce a noi visibili. Il satellite astronomico a infrarossi permette agli astronomi la visione nello spettro infrarosso di oggetti distanti e freddi. I raggi infrarossi consentono di percepire il calore degli oggetti. Ad esempio, i militari usano i raggi infrarossi per la sorveglianza e l'identificazione del nemico nella notte, al buio, dove il nostro sistema riesce a vedere. Con queste informazioni in mente, possiamo immaginare che l'IRAS abbia visto qualcosa nel 1983. Allora, se questa risposta è affermativa, come poteva apparire? In questo modo, un oggetto rosso corposo. Nel 1984 gli astronomi hanno pensato che questo qualcosa che disturbava le orbite dei pianeti esterni al Sistema Solare poteva trattarsi di due cose: o la massa di un protopianeta che si stava formando al limite del nostro Sistema Solare, o di una stella nana bruna compagna del nostro Sole. Nel 1984 gli astronomi hanno pensato che questo qualcosa che disturbava le orbite dei pianeti esterni al Sistema Solare poteva trattarsi di due cose: o la massa di un protopianeta che si stava formando al limite del nostro Sistema Solare, o di una stella nana bruna compagna del nostro Sole.
Un protopianeta non ha la massa sufficiente per disturbare le orbite di Urano e Nettuno. Una stella nana bruna potrebbe farlo. In termini semplici, una nana bruna è un sole mai nato, che non si è acceso, ed è molto comune nelle galassie. La stella nana bruna non ha la massa necessaria per restare accesa, pertanto si incendia e poi si spegne lentamente, a differenza del nostro Sole che ha la massa necessaria per tenere il suo nucleo fornace acceso per miliardi di anni. Questo è uno dei motivi per cui le nane brune sono difficili da vedere nello spettro visibile delle luci. Non sono accese e sono coperte da una spessa cortina di polveri create dalla loro breve accensione. Ecco perché telescopi a raggi infrarossi sono i mezzi ideali per rintracciare questi oggetti nell'universo. Quindi, se il pianeta X è una nana bruna, quanto potrebbe essere grande? L'idea prevalente tra gli scienziati è che le nane brune devono essere più grandi del pianeta Giove. Gli astronomi di recente hanno scoperto un gigante gassoso in un altro sistema solare che è sostanzialmente molto più grande di Giove. In ogni caso, la conclusione è che se Giove fosse più grande potrebbe incendiarsi e diventare un sole. Un'idea che fu mostrata nel film 2010 l'anno del contatto con Roy Scheider. Il film del 1984 fu l'atteso seguito del film di Kubrick 2001 Odissea nello spazio. È interessante osservare che nella scena finale si vedano due soli nel cielo. Ammettendo che il pianeta X sia una stella nana, è possibile che la realtà possa eguagliare la fantasia e che noi potremo vedere veramente due soli nei prossimi 5 anni? Sì, potrebbe essere. Quando avete la sensazione che il pianeta X esista e si stia avvicinando lentamente al cuore del nostro sistema solare, è possibile che la vostra intuizione sia corretta. Secondo un articolo intitolato Pianeta X esiste, riportato nel numero del 10 settembre 1984 di US News, veniva affermato che nel 1983 il satellite astronomico IRAS aveva identificato del calore proveniente da un oggetto a circa 50 miliardi di miglia lontano dalla Terra. Poi nel 1992 la NASA ha rilasciato una conferenza stampa dove hanno detto di aver trovato un oggetto di 4-8 volte la massa terrestre in un'orbita altamente ellittica e inclinata alla distanza di 7 miliardi di miglia dal Sole. Se queste due informazioni riguardano davvero lo stesso oggetto, allora i numeri dicono tutto. Questo pianeta si sta dirigendo verso di noi. Se questo oggetto è in un'orbita lunga e ellittica verso il Sole, arriviamo al cuore della questione. 1. Il pianeta X è una vecchia stella compagna del nostro Sole che non è nata. 2. Il pianeta X sta in un'orbita lunga ed ellittica. 3. Il pianeta X sta tornando al cuore del nostro sistema solare e sta già influenzando il nostro Sole, l'intero sistema solare e la nostra Terra. Questo spiega l'incremento e la violenza delle macchie solari, del riscaldamento globale e dei forti terremoti che modificano la crosta terrestre. Ammettendo che questo sia tutto vero, allora dovremmo trovare una storia documentata di un precedente passaggio del pianeta X. Sì, c'è.